Carissimi amici, prosegue il nostro cammino e con il rito semplice ma profondissimo della imposizione delle ceneri di mercoledì scorso siamo entrati in questo cammino di 40 giorni che ci condurrà alla Pasqua. 40 giorni che chiedono a noi di essere vissuti in pienezza, attimo per attimo, perché non abbiamo tanto tempo per cambiare noi stessi, convertire il nostro cuore, il nostro modo di pensare, di parlare, il nostro modo di agire e di comportarci. Non abbiamo tanto tempo per diventare santi e quindi assomigliare a Dio. Romano Guardini, nel suo volume sulle cose ultime, parlando dell'eternità e del giudizio, diceva che in fondo su che cos'è il giudizio è solo sull'amore, e non importa se abbiamo avuto piena consapevolezza di amare Dio, ma è l'amore del cuore riversato nella relazione con tutti senza distinzioni che ci consentirà l'accesso alla vita per sempre. E allora la Quaresima sia una palestra nell'arte dell'amore, l'amore che ci porta a vivere e a superare le prove della vita, perché il tempo è compiuto, dice Gesù nel testo del Vangelo di questa domenica. Il regno di Dio si è fatto prossimo e dunque cambiate mentalità, cambiate modo d'essere e di vivere e credete nella forza di questo Vangelo, che è il Vangelo dell'amore. Dovremmo cominciare sul serio a crederci, perché noi possiamo cambiare noi stessi e il mondo nella misura in cui crediamo alla forza di ciò che speriamo. Bene, il testo di questo Vangelo ci presenta due momenti della vita di Gesù. Il primo momento sono i 40 giorni nel deserto, tentato dal diavolo. Gesù non è stato esonerato dalle prove, dalle tentazioni. E il secondo quadro è la prima predica di Gesù, molto semplice, stringata, quattro momenti che articolano questa prima predica. Innanzitutto, allora, il primo quadro. Marco è il più conciso degli evangelisti. In appena proprio due righe racconta 40 giorni e 40 notti vissuti da Gesù nella prova, nella tentazione, e non dice in che cosa consiste questa prova, come fanno gli altri evangelisti. Dice soltanto che nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Tentato da Satana. Ora, già usare la parola Satana, che vuol dire l'avversario, l'accusatore, significa che Gesù fu tentato da colui che voleva esattamente l'opposto di quello che Dio voleva, esattamente l'opposto di quello che la coscienza di Gesù, la coscienza di figlio fatto uomo, voleva compiere. E quindi stiamo attenti a questo Satana che vive in noi, che prova sempre a farci agire, a farci pensare, a farci parlare in modo totalmente opposto a quello che invece dovrebbe essere
come dire, il dettame della nostra coscienza a quello che il Vangelo ci dice. Questo è il primo quadro e nessuno è esonerato da grandi o piccole prove di ogni giorno, perché come l'oro si prova nel crogiuolo, così l'uomo giusto si prova nella sofferenza. Il secondo quadro ci presenta quasi un passaggio di testimone. Dopo che Giovanni Battista viene arrestato perché la parola di Dio non si fermi, ecco che Gesù comincia la sua predicazione. E qui forse anche noi preti dovremmo imparare a dire cose essenziali con poche parole. Dovremmo imparare ad essere essenziali, efficaci e soprattutto a credere in quello che diciamo e a vivere ciò che diciamo, perché la predica di Gesù è stringata ma efficacissima. Quattro tempi, due di Dio, due dell'uomo. I due tempi di Dio sono il compimento del tempo, il tempo portato al suo pleroma, alla sua pienezza. Quindi il nostro tempo è sempre pieno, perché è pieno della pienezza del tempo di Dio nel tempo dell'uomo. Il nostro cronos ha un respiro cairologico, è sempre un tempo di grazia. Lo scorrere del tempo che noi siamo ha in sé lo scorrere della grazia che mai si esaurisce. Quindi abbiamo tutti la forza, la luce, la grazia, l'amore per vivere come Dio ci vuole. Ecco, Dio compie il tempo, Dio rende il Vangelo, il regno, cioè la sua presenza fra noi sempre vicina. La nostra risposta, altri due tempi, lo stravolgimento di mentalità, il cambiare mente, l'andare oltre le ragioni della ragione, non per andare dove ci porta il cuore, ma per portare il cuore dove ci vuole Dio, alla pienezza di noi stessi. Perché possiamo esserci con tutti gli altri nel mondo trasfigurando questa terra. Questo è il primo tempo che ci riguarda. Il secondo tempo è credete nel Vangelo. Ognuno di noi in un modo o nell'altro crede in un suo Vangelo. C'è chi crede nel Vangelo del potere, del successo, della carriera, del piacere. C'è chi crede invece nel Vangelo di Dio, il Vangelo dell'amore. Il Vangelo dell'amore che ha molti colori, perché l'amore si chiama anche giustizia, l'amore si chiama anche fedeltà, l'amore si chiama coerenza, l'amore si chiama resistenza nella fedeltà, nell'arte di essere uomini e donne a immagine e somiglianza di Dio. E allora buona Quaresima e vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Arrivederci.